Chi è Chiara Gardella? Beh, questa è una di quelle domande che ci fanno in continuazione, alla quale diamo sempre risposte diverse, a volte un po' vaghe e in alcuni casi poco sincere. Ciononostante, Chiara è quel tipo di persona che guarda il mondo in silenzio e vorrebbe poter cambiare qualcosa. Ovviamente non si parla di chissà quale impresa. Chiara vorrebbe solo fare la differenza. Parlando di quegli aspetti un pochino più scomodi, sicuramente Chiara è una ragazza un po' timida, insicura, a volte un po' paranoica e un pochino perfezionista. Ovviamente tutti avrete già capito che con l'affermazione un pochino, in realtà si intende che Chiara cerca sempre di fare tutto al meglio delle sue possibilità in modo particolarmente ossessivo. Fortunatamente Chiara è anche una persona allegra, solare, che cerca sempre di evitare litigi inutili perché li trova per lo più una perdita di tempo. Cosa fa nella sua vita? Semplice, legge libri, va in moto, ascolta la musica, viaggia, scatta qualche foto, forse qualche davvero riduttivo, meglio dire che scatta troppe foto. Ed ultima cosa, non meno importante, cerca di non perdersi con lo studio. La sua più grande passione però è sicuramente la danza. Diciamo che la danza è il suo posto sicuro, il suo respiro di sollievo dopo una giornataccia ed è anche la sua seconda famiglia. Chiara fa anche volontariato per cercare di aiutare gli altri e in generale perché pensa che sia importante capire che non tutti abbiamo le stesse possibilità ed è giusto fare qualcosa per cambiare quello che reputiamo ingiusto. Cosa pensa Chiara del campus? Ovviamente, essendo il suo primo anno, ha grandi aspettative, ambiente nuovo, nuove persone, progetti, idee. Insomma, per ora, come per tutte le novità, anche il campus è un bellissimo cambiamento, che Chiara reputa una grande occasione per il suo domani. Perché ha scelto questa facoltà? Al momento la risposta a questa domanda è perché vorrebbe diventare giornalista, ma chissà.